Elena Carrisi a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, credo, non mi vorrei sbagliare. Ciao Romina, qui è il bello della diretta, sono Loretta Goggi. Non mi sente? No, non mi sente. Per restare a Cellino davanti al cammino la felicità, una nuova bambina qui fa da mammina la felicità, senza cantare felicità. Ciao Romina, ciao, sono Loretta, ciao, come va? Ciao Loretta. Come va? Va tutto molto bene, sono tanto contenta che la mia piccola Crystal sia nata la notte di Natale, questo mi ha reso davvero felice come una Pasqua. Romina, sei contenta di fare solo la mamma? Non ti manca il tuo lavoro, la tua professione? No, io sono molto contenta così. Sono davvero felice, ho tutto quello che desidero. Un marito che mi ama, due figli grandi, ora questa bambina. Sono contenta, l'unica cosa di cui mi lamento è questa cucina. Sono stanca, capito? Io desidero tanto una cucina moderna, sai, quella tutta di plastica con il forno elettrico per poter qualche volta mangiare anche surgelato. Come faccio io, insomma. Non ci sono ancora riuscito. Mi dispiace tanto, è colpa di Albano sicuramente, o no? Ciao Romina, guarda ecco. Che vai a beccare! Oh, ma che strano, Albano va a caccia! È insolita come cosa! No, Albano non dimentica mai le sue origini contadine. E quando è nei campi a tracciare sì, il solco, è senz'altro in sala di incisione per incidere un micro solco. Oppure va a caccia di beccacce. Ah, è ricco di selvaggina dalle vostre parti? No, è ricco solo di beccacce. Sono anni che cucino sempre la stessa cosa, polente e beccacce. E sono anche stufa, perché io sono lenta a cucinare e ne sono anche un po' stancata. Ma parlane con Albano, scusa, tu sei una donna americana, una... Ma non c'è stato niente da fare, d'altra parte qui al sud è l'uomo che porta i tacchi. E quindi, però in fondo di che cosa mi lamento? Sono di questa cucina di legno perché la vorrei di plastica. Però Albano non ci sta, è un bel tipo tuo papà, lui pretende che sia qua, mentre a caccia se ne va a sparare di qua e di là, lui non vuole novità, qua. Che bel duetto estemporaneo, grazie Albano e Romina. Grazie. Spero tanto che Albano e Romina non si offendano, ma anzi si divertano. Forse si potrebbe offendere la Crystal che l'abbiamo fatta fare un bambolotto, ma io non riesco ancora ad arrivare a quel tipo di adolescenza.